per ringraziarvi del vostro enorme supporto in tutti questi anni con Inazuma Eleven Ares e Inazuma Eleven Orion, ho deciso di mettere in giveaway una maglietta di Discepolo di Orione per voi. Oh, rivediamo il momento in cui sei infortunato. Già siamo in azione. Si comincia subito. Ragazzi, io sono fomentato come un furetto. Oh, a Mark? No, non me lo dire che davvero fanno la tecnica combinata. Invece no, gliela passa lui. Proprio come nel primissimo episodio. Sì. Cosa? Cos'è? Ah, il triceratopo, sì. Ovviamente pure questo qui si farà male. Sì, come contro la Royal. Madonna, è vero, hai ragione. Ma spaccategli quel cazzo di tablet. Giustino, bravo, spaccaglielo il tablet, Giustino. Giustino? Si chiama Giustino Giovanni quello. Oh no. Giustino Giovanni ni wa Yumegaru. Fa gol. E adesso Mark gli va a battere il 5. Non fa gol. Segna. Grazie mille Jay per i 3 abbonamenti regalati. Anto 1999.5, Dade e l'ha parato. E Cree, grazie mille. Ma vuoi morire almeno per un attacco? Però io dico applaudito. Non è giusto. E la mia. Come si chiama? Margherito? Raccherito. È un altro fuori. Ma stanno giocando in 10 adesso. Chi ci va in porta? Beh, hanno altre 3. Sì, ma non hanno un altro portiere. Oddio, non hanno un altro portiere. No, non credo. Anche se effettivamente la posa che abbiamo visto nella preview sembrava la mano del colosso di Mark della seconda stagione. Te lo ricordi? Vero. Però l'aura viola potrebbe essere. Non lo so, non aveva i guanti. Ma Ginza! Ando! La Grid Omega vogliono riutilizzarla? A quanto pare. Eccolo. Che significa? Ho capito. Serve il last resort per sbloccare la partita, per sbloccare il risultato, ecco. E Basil che fa il... Sarai tu! Omae Tachi Sannin? 3 persone? Io non ci... Ha detto 3 persone? Sì. Non ho capito quali sono. Sì. Te lo dico io. Basil, Asuto e forse proprio Axel. No, ha detto che lui non lo farà. E allora Nosaka. O magari Ichiyoshi. Ci sta, oh. Basil, Ichiyoshi, Asuto. Ci sta. E allora che dici a fare Nosaka se Ichiyoshi, scusa? No, perché Nosaka la alza. Te l'ho detto. E se la alza Basil, secondo me proprio Nosaka non lo usa. Hit non lo usa. Partiamo. Ah, Raccherito è tornato. È tornato in campo Raccherito. Eccolo. È quello non completo. Glielo parano. Glielo parano. Cosa? Non è andato. Sì, quello incompleto.
È Izaki che sbaglia, diciamo, vero? No. Probabilmente Asto che sbaglia. Non sono bilanciate le loro potenze, le loro forze. Almeno questo ha detto Kaoru. Oh. Ancora il Busu Chariot. Vediamo se ci stanno ancora i difensori davanti. Eccoli. Ah, è la stessa animazione, la stessa identica. Vabbè, ma tecnicamente loro ci stanno in difesa, quindi. Vabbè. Diamond Punch. Ovviamente lo paro, ragazzi. Petronio, eccolo qua. Ma proprio perché è Mark, cioè. E anche perché non serve più far segnare gli italiani. Non serve più, non segneranno mai più in questa partita, ve lo dico già. No, era del buffering. Vai Vasil, Vasil. Sarò io. Vai, secondo tempo iniziato. Non è successo nulla. Ragazzi, io voglio proprio vedere cosa succede adesso. Io sono giusto un po' più avanti, non ti dico niente. Crashere sotto. Purtroppo è successo che per chi stesse guardando la reazione sul canale YouTube, praticamente lo stream da cui vedevamo, anzi tutti gli stream sono crashati. Questo è l'unico che non ha il no signal. E finalmente vedremo Basil caricare questo last resort. Voglio vedere, Pier, anzi Peppe, perché ti ho chiamato Pier? Perché Pier è lo stupido. Peppe, io non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Senti la host, Peppe. Eccola qua. Dai. Vai. Super wild. Attenzione. Ovviamente non cambiamo le animazioni in corsa, no, per carità. No, Peppe! Cos'è sto rumore? Peppe! Cosa? Cos'è sto rumore? Io non lo sento, insomma. Forse è nello stream. Oh? Ha tirato da solo? Sì. Ma? Ma? Ha tirato da solo? No, tanto mo. Però lo para di nuovo. Secondo me non è ancora completo. Invece però no. Oh, ecco. Cosa succede? Last Resort Dragon! Ha spaccato! Ma cosa stiamo vedendo, Peppe? Non ci credo. Il mio cane si è saltato insieme a me. Ma Petronio, gli si era ingrossato il muscolo. Tantissimo. Dai. Lo rispediscono, Peppe. Vai. Lo rispediscono, Peppe. No. Ma che sta figata? Oh! Lo contiene lui! Peppe! Attenzione! Peppe lo contiene lui!
ストリゾートを継承するとか抜かしやがって、3人がかりでもできねえのかよ。 No! No! 3人がかりでできないなら4人でやればいいんです。え、この辺から Vai! Ehi Josh! Sì, però non potete fermarmi così mentre quell'altro sta ricevendo. Hai ricevuto una cannonata? Soka, Last Resort wa kyōryoku na power wo umidasu tame ni renzoku shite sayū no kaiten wo kuwaete ball ni kaze no maku wo coatingu suru waza. Il problema di Last Resort è come poggi la gamba sinistra in quel momento? Sì, a quanto pare sì. Devi girarla in un certo modo. Devi girarla in un certo modo. Devi girarla in un certo modo. Dai, 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 il Chiyoshi. Voglio vedere il Chiyoshi. Vai! Via, 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 via. Quindi Chiyoshi va via la foggia. Cosa? Che figa! Cosa, Sigma? Last Resort Sigma! Ichiboshi no hidariyashi wo kuwaeta dake de naku. Ragazzi! Twin shoot niente. Come ragazzi! Quattro draghi! Last Resort! Mancava il tiro doppio! Ancora questo rumore, Peppe, se hai il cellulare vicino, staccalo! Tolto! E allora eri tu! Boom! No, non è staccato in porta. Direi bellissima tecnica, bellissima. Ma cosa abbiamo visto in questi ultimi minuti? Kozumaru Basil che tira con il Last Resort da solo, si fa male. Petrolio che rispedisce con il Last Resort Dragon. E loro quattro che rispediscono ancora con il Last Resort Sigma. Mamma mia. Ragazzi miei, io non ho parole. Abbiamo visto il momento forse più epico delle ultime partite di questo Football Frontier International. Però un momento triste, l'Italia viene... L'Italia non riesce più a giocare e no, un momento triste, l'Italia viene tolta via, è diverso. E Irina è d'accordo. Madonna, che donna fredda. E Asuto effettivamente si prende male. Si prende male perché... Però voglio dire, Petronio, il muscolo è una mia impressione o gli si era ingrossato un botto? Sì, ma è successo a tutti quelli che avevano il supporto. L'abbiamo già visto prima, ma questo ragazzo barra ragazza... Anzi, probabile che sia effettivamente una ragazza, perché il mondiale è aperto anche... Le ragazze. La vuoi una bellissima teoria? È la sorella di Froy. Esatto. Che ha sempre seguito Irina. Te l'ho già pronta la teoria, Peppe. Bravo, ragazzo. Ragazzi, la sorella minore di Bernard e Froy. FFI, che show sinist, omedetto. Sì, 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 okay. È una ragazza, tranquilli. Inamori-kun. Però io non me lo aspettavo che Petronio riservisse il Last Resort in quel modo, perché... Scusate. Che figata. No, io ve lo faccio rivedere il... Quello spezzone lo voglio rivedere anch'io. Ok. Asto che si sta lamentando con Takuma per il calcio che sta scomparendo. Cingio, lo riattingere Sakura, lo riattingere. Sì, 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 è la luce che mi fa così. Anzi, effettivamente potrei... Potrebbe essere un po' la stessa parole che ha detto la madre! Non abbiamo più dubbi allora, Peppe, cioè... Oddio, Cingio ha detto le stesse parole di sua madre! È suo padre! Non abbiamo più... No, non abbiamo più dubbi. Cioè... Suo padre! Ci arrivi troppo tardi. Ma quanto bello quel Last Resort Sigma. Sì, vabbè, poi Perfect Spark hanno vinto. E qua effettivamente Perfect Spark hanno vinto alla guida di Froy.
Ci ho beccato ancora. Ci ho beccato ancora. Beh, perché tra l'altro, tra i Perfect Spark ci sono anche Luz e Malik. Però non è come mi aspettavo. Se effettivamente ci sarà la sorella di Froy a giocare, sarà lei che prenderà il comando e assoggetterà ancora una volta i Perfect Spark. Però ci sarà sempre la lotta interna tra la freccia di Artemis e la freccia, cioè, sì, e il sigillo di Orion. Sono curioso, perché sono troppo curioso. Il prossimo episodio sarà la roba sarà del... una roba assurda, te lo dico già. Dio mio. Il prossimo episodio sarà... ho la pelle d'oca, ti giuro. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ray Dark non fa parte dei cattivi. E allora? Se l'ha chiamato... ha chiamato Joe. Oh. Cosa? Lo sapevo che non poteva essere con Irina, è vero, non ci volevo credere. Via. Luz. Ci sono molti panchinari, eh? 0-0 sul tabellone. E finalmente vedremo lo scontro tra Mark e il buon Froy. Credo che almeno il primo episodio non sarà influenzato da Irina. Il primo guarderà e poi agirà. Esatto, nel primo tempo probabilmente vedremo la partita per com'è. Quindi pulita, senza aiuti esterni di Orion, e ci sta. Fin qui ci sta. Io sono davvero davvero contento di aver visto una tecnica così bella. Ragazzi, non davvero. Solo la tecnica è stata bella, ma è stato un botta e risposta bellissimo. Bellissimo davvero. Io non oso pensare cosa potrà aspettarci in finale. Davvero, io... Il mio cuore. Tutte le persone che stanno dicendo che Inazuma Eleven e Trash sono da menare male, perché Inazuma Eleven sta andando proprio oltre i livelli che io mi aspettavo. Secondo te cosa potrebbe fare Ray Dark? L'alleato. Allora, Ray Dark è l'alleato, ragazzi. Però cosa potrebbe pensare per l'Inazuma Japan? Questa è la domanda. Non lo so, Peppe, io non lo so. Se poi vogliono dargli gli scarpini. No, non credo gli scarpini, ma... tutto ciò è bellissimo, davvero. Stiamo avendo un finale di Orion che non sembrava essere così carico, perché sapete, no, la serie deve finire in fretta, eccetera. Però veramente ci stiamo godendo. Stanno gestendo bene. Ci stiamo godendo una fine di Orion che contro Fiox. Tutto sommato non è. Secondo me da ognuno un coltello nel caso. Ma perché? Va benissimo, ragazzi. Il prossimo episodio si intitola Inizia il giorno della finale, giusto? Allora, sai Shukessen no Kisore wa Ajimatta. È iniziato il giorno della finale, sì. Perfetto. E ragazzi, io non ho nulla. Non ho nulla da aggiungere. Abbiamo visto tutto oggi. Presto arriverà anche il riassunto sull'altro canale, mi raccomando, non perdetevelo. E nulla. Io davvero per oggi dico che è tutto. Qui dal corner, da Diego e Pep. Basta, ciao. Oggi non diciamo più nulla. Giochiamo a calcio. Lasciate un mi piace, fate tutto il resto. Basta. Io giochiamo a calcio. La stressorto a casa. Ciao.